siamo all'interno della ditta R-Plast con sede a Gricignano di Aversa. Con il titolare Antonio Diana faremo un viaggio all'interno di una struttura che si occupa del riciclaggio di rifiuti da imballaggio, una ditta che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento, un'eccellenza in questo settore, non solo della provincia di Caserta ma anche del meridione d'Italia e a livello nazionale. Allora, dottore Diana, siamo qua, questo è il punto di raccolta dove arrivano i rifiuti per essere poi trattati. Ci spiega qual è il funzionamento? Da noi arrivano la raccolta differenziale di rifiuti di imballaggio, plastica, alluminio, acciaio in questo impianto, arrivano i compattatori che provvedono a raccogliere questi rifiuti per strada o col porta a porta, questi rifiuti vengono raccolti prevalentemente in sacchetti, per cui i sacchetti alimentiamo l'impianto, c'è una prima macchina che strappa questi sacchetti, quindi libera il materiale. Che si trova in questa prima della pista. Esattamente. Poi c'è un nastro di selezione di alimentazione, dopodiché troviamo una prima sezione di impianto che è costituita da un vaglio. Questo vaglio ha la funzione di separare la frazione fine, che non è possibile riciclare, ancorché separare le due frazioni. Quella costituita, per intenderci, da bottiglie, lattine, contenitori in acciaio, da quelli che sono film, shopper, taniche, grandi involucri. Dopo questa sezione il sistema è tutto automatico, cioè è costituito da macchine che sono in grado di leggere il flusso dei materiali che passa in corrispondenza e là comincia a stabilire in funzione della tipologia dove andarle a collocare, fino ad arrivare a una selezione per tipologia stessa. Quindi noi separiamo le bottiglie di colore bianco, le bottiglie di colore azzurrato, quelle colorate, i contenitori per shampoo, i film e gli shopper, l'alluminio, l'acciaio, taniche e tutto quello che costituisce un valore dal punto di vista di riutilizzo. Quanti rifiuti, quanti chili di rifiuti al giorno trattate? Devo dire che negli ultimi mesi abbiamo molto sofferto, c'è stata una flessione dei conferimenti nell'ordine dei 15-20 punti percentuali. Questo abbiamo lavorato per riformulare un piano, speriamo che entro il 30 giugno siamo in grado di ripristinare i volumi. Mediamente l'anno scorso abbiamo trattato tra i 130 e i 150 tonnellate al giorno di conferimento di questi rifiuti. Perché c'è stato il calo in questa ultima fase? Ma in provincia di Caserta sostanzialmente per le problematiche, le note dinamiche del Consorzio Unico di Bacino, che pure rappresenta uno dei tanti che conferisce da noi, e credo a volte per fondamentalmente magari una meno attenzione da parte di pubbliche amministrazioni, per la quale sulla raccolta differenziata in qualche caso anziché registrare un incremento registrano una flessione stessa. Quanti consorzi, quanti comuni fanno capo alla R-Plast? Da noi arrivano 100, intorno a 100 amministrazioni comunali della regione Campania, prevalentemente della provincia di Napoli e della provincia di Caserta. Tra i principali clienti o almeno società che conferiscono c'è sia la città di Caserta, sia la città di Napoli, la città di Aversa, lavoriamo con Capua, abbiamo diciamo, un portafoglio di conferimenti. Parliamo di milioni di abitanti di un territorio vastissimo. Sì, noi credo che siamo in ordine del 30% della popolazione presente in Campania, cioè le quantità di rifiuti che conferiscono a noi e i comuni che vengono da noi sono equivalenti al 30% di Campania. Lei faceva riferimento a una scarsa attenzione da parte delle istituzioni rispetto al tema della differenziazione dei rifiuti, eppure l'R-Plast proprio in prima fila per sensibilizzare anche i cittadini rispetto a questa tematica che inevitabilmente è il futuro per tutelare l'ambiente e i nostri territori. Sì, io devo dire che abbiamo sempre lavorato per coniugare gli interessi economici e azioni di carattere sociale. La nostra è un'attività che più che un'attività è un'idea,
e lavoriamo per svilupparla, per promuoverla, per spingerla. Noi abbiamo un programma, per esempio, di fabbrica aperta, è sempre aperta, è aperta a chiunque ne faccia una richiesta, può andare sui siti, trova tutte le procedure. Da noi arrivano 4-5 mila ragazzi nell'anno a fare visita a questi impianti, ci sforziamo a far capire il valore che può avere un'attività come la nostra all'interno di un territorio e di un contesto come quello della Provincia di Caserta. Quante unità lavorano alla R-Plast e soprattutto il segreto credo sia aver fatto squadra, famiglia. Sì, da noi lavorano 110 persone dirette, oltre a dare poi lavoro a una serie, un indotto che credo sia intorno ai 50-60 unità, tra consulenti, manutenzione, servizi, trasporti, eccetera. Il segreto è aver costruito un progetto, un'idea e coinvolgerli tutti i giorni facendogli capire che questa è una famiglia, le cose si possono fare bene, si può fare bene in Campania come lo si può fare nel Veneto, in Lombardia, se uno vuole essere un'impresa sana la può fare dappertutto. Devo dire, a volte è veramente difficile, molto difficile, si ci trova a competere con realtà che utilizzano strumenti e mezzi non sempre, come dire, ortodossi. E noi lavoriamo su un percorso di lungo termine, magari soffriamo un anno, ancora un anno, e speriamo che, diciamo, sul lungo termine si possano premiare le aziende che lavorano in qualità. Anche se tra i cittadini c'è molta più sensibilizzazione, senso di responsabilità, vogliamo ancora una volta ribadire l'importanza della differenziazione dei rifiuti. Assolutamente, intanto io devo dire che purtroppo noi del sud paghiamo molti luoghi comuni, in realtà sia in provincia di Caserta ma in Campania in generale le coscienze ambientali sono molto più sensibili e più preparate di quello che si possa immaginare. Noi se vogliamo le cose le facciamo, la raccolta differenziata ha subito un incremento significativo negli ultimi anni, è chiaro che è un'attività che costa in termini di impegno e come tutte le attività va sostenuta quotidianamente, da comunicazione, informazioni, investimenti eccetera. Io se dovessi dire che manca veramente per realizzare un ciclo virtuoso, credo che manchi l'anello della raccolta, cioè se i servizi di raccolta di rifiuti un giorno li abbiamo puntuali, regolari, ancorché affidabili, credo che i cittadini campani faranno un ottimo lavoro in questa direzione. Ci siamo spostati nel capannone che è in via di costruzione, qua sarà implementato il lavoro che già si fa nei capannoni accanto e che essenzialmente quali rifiuti vengono trattati? Questo nasce per trattare carta e cartone, c'è una carenza di impiantistica in provincia di Caserta su questa frazione, per cui l'impianto è già utilizzato, è autorizzato, è in via di completamento, mancano alcuni dettagli, è in esercizio, siamo in start-up da fine febbraio, speriamo entro il 30 giugno di completare questa fase di start-up. Tratterà carta e cartone, selezionerà la carta per tipologia, toglierà le buste dalla carta che è un inquinante e quindi un problema per le cartiere, e in più è in grado di ulteriormente selezionare plastica, alluminio e acciaio. Cioè il giorno in cui magari se siamo capaci di saturare la linea tradizionale, cioè la storica, questo nasce anche per dare un ulteriore supporto alla raccolta. Che sarebbe una buona notizia perché significherebbe che si fa più raccolta differenziata. Se un giorno riusciamo a farlo trattare anche plastica, alluminio e acciaio, significa che avremmo fatto un salto enorme. Pochi giorni fa si è verificato un incidente di un lavoratore di una ditta esterna. Ci può raccontare cosa è successo? Ma devo dire, premesso che veramente sono stato dispiaciuto, lo sono ancora oggi. Noi abbiamo affidato a questa impresa che lavora con noi da un decennio alcuni lavori di completamento di pareti, di contenimento dei vari rifiuti, dopodiché questo lavoratore, tra l'altro un 19enne, e intendo a, diciamo, supportare questa installazione di questa parete, è stato coinvolto, diciamo, è stato urtato, cioè la parete si è ribaltata e lui è stato oggetto di... Abbiamo, tra l'altro, siamo stati molto preoccupati per i primi 2 o 3 giorni, non ha subito lesioni interne, ha subito una serie di fratture,
è anche giovane, per cui i tempi di ripresa sono abbastanza veloci. Stamattina ci siamo rinformati, sta molto meglio, non ha mai perso lucidità, ma comincia a nutrirsi. L'abbiamo visto rispetto a questa cosa molto colpito. Ma devo dire, faccio una confidenza di carattere personale, cosa che diciamo, magari non interessa a nessuno. Abbiamo tenuto una comunione alla mia seconda figlia sabato e non nego che di aver tenuto un profilo molto basso da un punto di vista del festeggiamento, perché ancorché un momento importante, tuttavia comunque c'era, veramente mi è molto dispiaciuto. Sono stato tentato di abolirlo proprio, poi sabato mattina questo ragazzo ha cominciato anche a mangiare, è stato spostato da un reparto di verifica, diciamo, di sorveglianza, a un reparto normale, per cui è veramente molto, molto più tranquillo. Ci siamo spostati dall'impianto di selezione dei rifiuti nel cuore della R-Plast. Qua c'è il prodotto finito. Vediamo delle balle con la plastica e poi ci sono gli impianti all'interno. Esattamente, cioè qua è il terminale delle bottiglie di acqua minerale, per intenderci, di PET. Noi adesso entreremo nell'impianto di riciclo, cioè queste bottiglie vengono trasformate in una nuova materia prima, che è una scaglia che viene poi utilizzata in sostituzione del PET verge. Ci spostiamo all'interno per vedere come viene riciclata la plastica. Ci troviamo nell'area di stoccaggio della plastica, è un sistema di selezione simile all'impianto che abbiamo visto prima. Sì, è un processo di riciclo meccanico, lavora ad acqua, comunque fa una selezione, poi la vedremo, ci sono le macchine anche in questo impianto che selezionano i vari tipi di bottiglie per colori, scartano le impurità. Noi siamo nell'area di alimentazione dell'impianto, c'è una buca, i prodotti vengono messi in questa buca e c'è un primo nastro di trasporto che va ad alimentare l'impianto. Dopodiché c'è una prima macchina con un vaglio, è simile all'altro, però lavora ad acqua e lavora ad acqua calda. Questo fa una prima prepulizia delle bottiglie, gli toglie il 70% delle etichette, le lava e in più quando si appiccicano, si compattano nella pressatura, le divide. Dopo quest'area di prelavaggio c'è un'area di selezione automatica, per cui le bottiglie passano sotto a queste macchine, separa tutto quello che non è PET dal PET, magari sta lavorando il bianco e trova una bottiglia colorata, la separa e poi il processo continua, fa una prima macinazione della bottiglia, macina anche i tappi, molte volte per esempio i cittadini si chiedono come devono fare, devono lasciare la bottiglia intatta compreso il tappo, l'impianto macina tappo e bottiglia, poi ci sono delle vasche. Queste vasche, la prima vasca è una vasca di separazione tra le bottiglie che sono PET e i tappi che sono un'altra frazione di polimero, quindi lo fa per peso specifico, le bottiglie pesano di più mentre i tappi pesano di meno, uno va sopra e uno va sotto e in controcorrente uno va da una parte e l'altro dall'altra. C'è una seconda macchina che è brevettata, il cuore dell'impianto, lava appositamente queste scaglie, lo fa con dei detergenti. C'è una terza macchina che li risciacqua, poi va un processo di essiccamento, di centrifuga, un mulino finale fino a ottenere una scaglia a granulo che poi viene messa sul mercato. Siamo partiti da un prodotto impuro e siamo giunti qua dove c'è un grado di purezza che è praticamente quasi pari al 100%. Esattamente, il segreto del riciclo è selezionare adeguatamente i materiali, fare in modo che agli impianti di riciclo arrivi il materiale quando più omogeneo possibile. L'impianto di SRI è strutturato con macchine e con il supporto dell'uomo per fare in modo di avere impurezze nell'ordine di 2 punti percentuali. Cioè su 100 kg di bottiglie colorate, 2 kg sono di prodotti diversi. Insomma, abbiamo visto che fare raccolta differenziata, fare riciclo significa avere un territorio, comuni, città pulite. Non solo, significa avere questo, significa non mandare rifiuti in discarica. Noi purtroppo non abbiamo nemmeno gli impianti, quindi lavoriamo su una risorsa che è la discarica, che vi assicuro è veramente un delitto. E significa anche un'economia per i comuni, per le amministrazioni, e magari un giorno in un'applicazione, in una tariffa, anziché la tassa, più facciamo la raccolta differenziata, più abbiamo ricavi
sui materiali, più magari la tarsola, la tariffa costerà meno.